Buongiorno, sono Sara, sono un'ostetrica e lavoro presso questo centro che è la Luna Nuova, si trova a Milano ed è un centro che da anni si occupa della nascita. Oggi sono stata invitata per darvi qualche consiglio su come si dorme bene in gravidanza. Cosa più semplice che posso dirvi è la scelta adeguata del letto e del materasso, fondamentale durante una gravidanza. Che il letto non sia troppo basso, perché per una gravida coricarsi ed alzarsi dal letto impegna comunque di più la colonna vertebrale, la muscolatura della colonna vertebrale e la muscolatura dell'addome. È importante anche la scelta del materasso, che non sia un materasso che crei un particolare affossamento. Un'altra cosa importante è fare attenzione all'orario della cena, in modo tale da poter prevedere che tra la fine della cena e il momento dell'andare a coricarsi passino almeno 2 o 3 ore, e anche la qualità del cibo e la cottura del cibo. Cibo semplice con cotture non particolarmente impegnative. Ora vediamo insieme le migliori posizioni per garantirci una buona qualità di sonno. La prima che vi mostro è quella sul fianco, il fianco che è preferito dalla donna, quindi può essere sia il fianco destro che il fianco sinistro e possono essere alternati. Ci si gira sul fianco scelto. La gamba che è quella immediatamente a contatto con il pavimento la si distende sul prolungamento della colonna vertebrale, l'altra gamba la si piega sulla prima e si appoggia al ginocchio a terra alla distanza scelta, in modo tale da sentire che la colonna vertebrale si allunga e si raddrizza. A volte può essere utile posizionare un cuscino morbido in mezzo alle gambe per ulteriormente favorire l'allungamento e l'allineamento della colonna vertebrale, soprattutto nella zona lombosacrale.